Alleluia. Abbiamo un primo segno che è stato così spiegato e che è davanti ai vostri occhi, che rappresenta la città di Dio. Ogni comunità è la città di Dio. Poi c'è un altro segno che vedremo a conclusione, ed è il segno del miele. Tutti e due sono collegati, questi segni, perché siamo entrati nella terra dove scorre latte e miele. Vorrei iniziare con una osservazione, perché non vorrei fare un insegnamento cattedratico. Mettiamo che queste pietre non siano collocate le une sulle altre, ma siano sparse al suolo. Possono essere anche pietre belle, pietre pregiate, ben squadrate, belle a vedersi, però sono sparse. A che cosa servono queste pietre? A nulla. Può venire un viandante, li può prendere, può venire un costruttore, può prendere delle pietre che trova. E se sono pietre pregiate, può venire uno che si faccia speculazione su queste pietre. Per cui le pietre sparse non giovano a nulla. Possono essere anche rubate, usate, portate via. Così è di tutti voi. Voi siete le pietre. La pietra deve essere viva, sono pietre viventi, secondo l'immagine di Pietro, prima lettera, capitolo secondo. Come pietre vive, venite edificate in un edificio santo. Allora la pietra viva, che siamo noi, una pietra vivente, non morta, perché la pietra morta viene scartata, perché è fragile, viene edificata e si cementa l'una con le altre in un edificio santo. Ognuno deve essere preso e collocato per l'edificio attorno alla pietra angolare o la pietra fondamentale che è Cristo, perché come dice l'Apostolo Paolo, prima lettera ai Corinzi 3, non c'è altro fondamento su cui possiamo edificarci se non quello che è Cristo Gesù, quello che è stato posto fin dall'inizio. Lui è la pietra viva che dà vitalità alle altre pietre man mano che queste pietre vengono innestate in Lui e formano con Lui la costruzione santa di Dio. E allora mettiamoci bene in mente che come pietre singole noi non valiamo nulla, possiamo servire soltanto ad essere guardati, ma non costruiamo, non facciamo niente. Possiamo essere preda del primo che viene, che si impossessa di noi, mentre una pietra cementata in un edificio, nessuno può toglierla, perché è cementata. E la pietra cementata nell'edificio è legata sotto, è legata ai lati, è legata sopra. Ossia le pietre sono legate le une alle altre, cementate le une alle altre, ma non sentono il peso,
né si gloriano perché stanno sopra un'altra, non hanno fastidio perché altre pietre sono accanto, non sentono il peso delle pietre sopra, perché formano un unico muro, un unico edificio, solido, sicuro. Così siamo noi della comunità. Intanto valiamo, in quanto siamo pietre, vivificate dallo Spirito, prese da Dio, cementate le une alle altre per formare l'edificio santo, la città santa di Dio, che ha due tempi, il tempo presente e l'eternità, perché questo edificio dura in eterno, la città santa di Dio. Dopo questa prima osservazione, ecco, andiamo alla nostra catechesi, che non è catechesi, io avevo preparato un po' una catechesi per i responsabili, soprattutto, della comunità, e non volevo che ci fosse nessun estraneo, ma possiamo ben adattare queste catechesi a tutti, perché vale per tutti. La prima idea che voglio dirvi è questa: la comunità è la comunità di Dio, è l'edificio di Dio. Chi la costruisce la comunità? La costruisce innanzitutto lo Spirito, è Dio che costruisce la comunità. Ricordate il testo? Se non è il Signore a costruire, invano faticano i costruttori. È il Signore che costruisce secondo un suo disegno, per cui il primo costruttore della comunità è quello Spirito, che costruisce la comunità celeste, mette in comunione il Padre con il Figlio, il baciante con il baciato, e lui stesso che è il bacio del Padre e del Figlio costituisce la prima comunità celeste. Dio è comunione, una comunità, comunione, non sono tre persone per conto proprio, ma sono tre persone in comunione, il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, lo Spirito nel Padre nel Figlio, tre persone uguali e distinte ma in comunione, per cui sono Trinità, unità. È l'immagine che si ripete qui in terra, perché è lo Spirito che costruisce la comunità, costruisce sempre secondo l'immagine fondamentale, secondo la comunità, comunione celeste. Ogni comunità è valida, ogni comunità è valida se è comunità, Trinità, unità. Anche le comunità civili, se si ispirassero alla comunità celeste, sarebbero le comunità stabili, dove ci sarebbe la pluralità delle persone, uguali e distinte, ma l'unità tra le persone cementata dall'amore. E questa è la prima immagine che noi dobbiamo avere della comunità nostra, è la comunità di Dio. Dio l'ha costruita e Dio la inabita, Dio la vive, perché è una comunità viva, una comunità che ha un solido fondamento che nessuno può togliere, perché è Cristo Gesù ed è alimentata dallo Spirito che è l'amore. È la comunità che al vertice ha il Padre e è costruita sulla città, è costruita questa città proprio nell'amore, nello Spirito Santo. Chi disprezza la comunità disprezza Dio, chi evade dalla comunità evade da Dio, dalla città di Dio. Piuttosto siamo tutti impegnati a costruire con Dio la nostra comunità teandrica,
c'è di Dio e dell'uomo, a costruirla bene, a farla vivere bene, a difenderla bene, perché è oggetto di disgregazione da parte interna, perché le mura sono formate da pietre che possono anche cedere, per cui bisogna sempre essere vigilanti per mantenerle vive, e perché può essere attaccata dall'esterno i nemici che vogliono distruggere la città. Come fu distrutta Gerusalemme e venne ricostruita, così anche la nostra comunità può essere distrutta, malmenata, le porte divelte, le mura sbracciate, ma può essere ricostruita sempre nello spirito di Dio, con la volontà nostra. E allora vediamo chi sono i costruttori della comunità. Abbiamo visto il fondamento che è Cristo, abbiamo visto che il disegno è dello Spirito, che è lo Spirito che costruisce la città di Dio, però ci sono i costruttori. Cosa dice il testo del Salmo? In mano faticano i costruttori, se non è di edificare. Dunque ci sono i costruttori della comunità, i costruttori umani. Vediamo chi costruisce la comunità. La costruiamo un po' tutti, ma ci sono di quelli i quali in maniera particolare costruiscono con lo Spirito. E allora vorrei dire una parola a quelli che sono i principali costruttori della comunità. E prendiamo adesso una comunità tipo, la prima comunità creata dallo Spirito, la comunità di Gerusalemme. E così si presenta questa comunità tipo come primo frutto dello Spirito. Quando lo Spirito scende attraverso l'intercessione di Maria, nostra madre, ricordiamoci l'importanza di Maria. Maria è una pietra fondamentale accanto a Cristo, costruisce con lo Spirito, è in opera con lo Spirito, è la maestra. Ebbene, questa comunità preparata da Maria, quando gli apostoli fuggirono tutti, lasciando solo Cristo, la Madonna si diede premura di raccogliere gli apostoli, di raccogliere i discepoli. E li troviamo lì, a Gerusalemme, nel giorno di Pentecoste, con Maria che è al centro. Questa attività di Maria non è accennata dai libri santi, ma dobbiamo immaginarla. È Maria che raccoglie gli apostoli, gli sbandati. È Maria che raccoglie i discepoli, sbandati, e li raduna là a Gerusalemme. L'accenno è appunto negli Atti, erano 120 circa, insieme con Maria, la madre di Gesù. L'ufficio di Maria è di raccogliere i figli e attirare sui figli l'amore, perché è l'amore che è alla base della costruzione. Scende lo Spirito Santo. Cosa sentono gli apostoli subito? Sentono di essere comunità. E subito si radunano in comunità. Fanno comunità. Perché è nella comunità che si vive. Fuori dalla comunità c'è la morte. Abbiamo i due testi degli Atti, capitolo 2, capitolo 4. Erano assidui significa sedere insieme,
costantemente seduti per ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Sono gli apostoli che insegnano, non estranei. Tante volte noi chiamiamo predicatori estranei, ma la comunità viene edificata dagli apostoli, gli insegnamenti degli apostoli sono essa la colonna prima della comunità. E come questi apostoli insegnano? Parlando di Gesù, ma diventando forma del gregge exanimo, come dice Pietro, capitolo 5, prima Pietro, fatta forma gregis exanimo. Gli apostoli sono la forma del gregge, la stampa, per cui tutti gli altri debbono stamparsi sugli apostoli. E gli apostoli sono la stampa del Cristo, di cui l'importanza di coloro che presiedono, che debbono istruire mostrando se stessi come forma di Cristo, come forma di Cristo, in modo che guardando i pastori, guardando gli apostoli, guardando i responsabili, già sappiamo come vivere. La prima istruzione è quella che si dà con la propria presenza carismatica, con la propria vita cristica che noi mostriamo agli altri. Questo è il primo insegnamento che si dà. Forma, fatti, gregis, ex animo. Non dominando sugli altri, come dice l'Apostolo, ma dobbiamo edificare mostrandoci forma di Cristo, in modo che gli altri vedendoci sappiano, ascoltino, siamo parola di Cristo, parola di Dio. Lo diceva bene Paolo quando scrive: tutto quello che avete visto in me, di buono, di santo, di edificante, fatelo. Tutto quello che avete visto in me, di buono, di onesto, di santo, fatelo. Di qui la responsabilità nell'edificazione che hanno quelli che formano la prima colonna, l'insegnamento vitale, mostrandoci noi stessi pieni di Spirito Santo, pieni di Cristo, forma fatta gregis ex animo. Ogni luna della nostra comunità, guardando i pastori, deve poter dire: voglio essere come loro. E allora si edifica la comunità. Questo è il primo insegnamento. E per essere insegnamento bisogna che ci sia la presenza. Un pastore che manca è una presenza che manca. Una presenza di Cristo che manca. Per cui la presenza del pastore, che non deve mai lasciare il suo gregge, come Cristo, il quale, parlando del pastore, dice che sta sempre con le pecore, notte e giorno, perché dorme là nel casolare dove dormono le pecore, nel recinto. Non si assenta mai. Cammina con le pecore, vive con le pecore, dorme con le pecore. Ed è per questo che è in grado di conoscerle una per una e di poter venire incontro ai bisogni di ciascuna.
un esame di coscienza per i pastori. Conosciamo noi le pecorelle una per una? Ci sono pecorelle che ignoriamo? Quante pecorelle neanche di nome conosciamo? Le pecorelle vanno conosciute una per una e sapere i bisogni di ciascuna, i pregi di ciascuna, i doni di ciascuno, le potenzialità di ciascuna, i bisogni di ciascuna. Questo significa costruire la comunità, perché la pecorella che si sente ignorata, trascurata, se ne va. Quanto spazio noi diamo alle pecore che se ne vanno? E c'è l'esodo tuttora in atto, per mancanza di valutazione. Le pecorelle non si sentono conosciute, non si sentono amate, non si sentono aiutate personalmente, personalmente. Perché, come dice il testo, i diversi testi del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento, è inutile citare, se conoscete le scritture, le conduce per mano, quelle le più deboli, alcune se le mette sulle spalle, e quelle che sono pecore madre le conduce pian piano. Cioè il pastore che ha cura di ciascuna pecorella, non ne lascia nessuno. Quella che è ferma se la mette sulle spalle, non viene ignorata, non ci vuole stare, se ne vada pure, le porte sono aperte. Ma questo è il sacrilegio. Nessuna deve essere perduta, diceva Gesù: Padre, nessuno di quelli che tu mi hai dato è andato perduto. Noi pastori possiamo dire questo? Kai shakari ech shumarankoti miti quarto con. Il giudizio è severo perché è stato posto in alto. Domanderò conto a voi delle mie pecore. Questa è la prima colonna. La seconda colonna è la preghiera. C'è l'istruzione che ci viene dagli apostoli. Non affidiamo le catechesi a questi e a quello. Sì, saranno utili. Non chiamiamo dal Brasile o dalla Bolivia persone che debbano insegnare, no. Sì, possono essere utili. Ma l'insegnamento deve essere dato da noi, dai responsabili. La cura è nostra, gli altri vanno e vengono, dicono cose belle, si fanno ridere tante volte, si fanno piangere tante altre volte, ma siamo noi a parlare e a costruire. Ma per poter costruire bene bisogna guardare allo spirito, perché il disegno ce lo dà lo spirito, è lui che ha in mano, come dice la scrittura del Vecchio Testamento, il pendolo, perché la costruzione sia fatta bene, le mura siano ben allineate, abbiamo il livello perché la costruzione sia ben fatta, abbiamo il cemento. Ma andiamo adesso, per non perdere tempo, come si costruisce la comunità? Erano assidui nella preghiera, assidui nella preghiera, cioè sedevano insieme nella preghiera. Di e dovunque, noi diciamo, di e dovunque, posso farmi la preghiera dove voglio. Questa è mancanza di coscienza, di appartenenza alla comunità.
È vero che vi è dovunque, anche nelle stelle. Vattene nelle stelle. Ma se siete stati chiamati nella comunità, Dio è nella comunità. Ed è là che Cristo ti attende. È là che Cristo ti parla, nella preghiera. Ma la preghiera non mi dice niente. Quante lamentele io sento. Ah, prima era un'altra cosa. Prima si sentiva pulsare lo spirito. Ma tu vai alla preghiera. Sempre troverai Cristo che parla. Perché la preghiera è fatta nello spirito. Ed è Cristo che sempre parla e che dà il miele e nutre. Poi tu vieni in comunità per dare, non per ricevere. Questo è un altro errore. Non sento più nulla. Come avviene in famiglia. Il marito dice alla moglie, non sente più nulla per te, me ne vado. Come non senti più nulla? Tu non devi sentire. Tu hai il dovere di stare. Il matrimonio non è sentire. Il matrimonio è dovere. È sacrificio. È immolazione. Un esempio. Così la comunità non mi dice più niente, la preghiera non mi dice più niente, non mi soddisfa. Tu non sei là per soddisfarti, sei là per dare con la tua presenza, col tuo pregare insieme, sei là per dare. È allora che si costruisce, non quando si riceve, ma quando si dà. Sì, si riceve la forza del Signore, la parola del Signore, ma si dà, e si dà con la presenza. Questo è per quelli i quali evadono facilmente, evadono anche perché trovano le porte aperte, e mancano coloro che vigilano sulle porte. Ho letto ieri sera proprio un bellissimo testo di Naum. Ah, il tuo popolo è fatto di donne, le quali aprono le porte ai nemici che entrano. Quando noi siamo delle donnicciuole che apriamo le porte ai nemici che entrano, mentre la città forte è guardata dai guerrieri, dai custodi, da uomini. Guai quando una città, una comunità è come se fosse abitata da donnicciuole, le quali, dice Naum, aprono le porte al nemico e il nemico entra. Le donne che aprono le porte al nemico, perché alle porte ci devono stare le sentinelle vigilanti contro chi va e chi viene, le quali sentinelle quantomeno con la tromba viene l'allarme. Sentinelle che c'è nella notte, vedo i cavalieri che avanzano, tromba, perché i capi si svegliano, c'è pericolo. Ma le sentinelle dormono, se non hanno la tromba, se non ci sono, che ne facciamo? La città è invasa, perché le nostre donne, diciamo donne, le persone deboli, aprono le porte al nemico. Allora dove siamo arrivati? Siamo arrivati alla preghiera. Bene. Il nutrimento. L'Eucaristia. L'Eucaristia si mangia insieme. Ma la messa è dovunque? Sì, è dovunque la messa. Ma quella è la messa della tua comunità. È lì che ascolti Cristo. È lì che mangi Cristo. È lì che lo Spirito viene e ti rinsalda con gli altri. Per cui la partecipazione all'Eucaristia. L'Eucaristia intendiamo la parola di Dio, che è il miele di cui parleremo, ed è il corpo di Cristo, la parola che si fa carne. E nella Santa Messa ascoltiamo la parola di Dio, ci nutriamo di quella parola che lo Spirito ci dà, e nel mangiare il corpo e il sangue di Cristo diventiamo un solo corpo tra di noi,
con Cristo. È lì il cemento della comunità. Poi ci lamentiamo che la gente se ne va a destra e a sinistra. Invece no. Perché manca il coagulo, manca l'Eucaristia presa insieme. Il centro attorno a cui si forma la comunità è Cristo. Cristo parola, Cristo corpo e sangue. Poi il servizio, la quarta colonna. Insegnamento, preghiera, Eucaristia, il servizio vicendevole. Servizio significa stare in ginocchio ed essere sottomessi gli uni agli altri. Chi sottomesso? Sottomessi tutti, cominciando dal primo. Il responsabile della comunità deve essere sottomesso a tutti. I pastorali devono essere sottomessi a tutti, sottomessi. Servire gli altri in ginocchio, come ha fatto Cristo. Se io, Maestro e Signore, servo a voi, così fate anche voi, dice Gesù. Servire in ginocchio significa essere sottomessi gli uni agli altri. Non perché io sono pastorale, perché io sono il delegato, perché io sono il referente, spadroneggio, no. Io devo servire e servo sottomettendomi, stando sotto e lasciandomi calpestare dell'altro, come fece Gesù con le prese l'asciugatoio, cortina d'acqua, lavò i piedi dei discepoli, come ho fatto io, fate anche voi. E sappiate che il figlio dell'uomo non è venuto per servire, per essere servito, ma per servire. E allora che si compie il sacrificio di Cristo servendo. E tutto deve essere in servizio gli uni degli altri, perché venga edificato il Cristo in noi e il Cristo crocifisso. Sono le quattro colonne. Se nella comunità noi non fabbrichiamo queste quattro colonne, cioè non mettiamo le quattro colonne ai quattro angoli, e allora le mura non possono essere ben legate tra di loro. Leggendo il testo troviamo una parola. Stavano insieme. Stare insieme. E nessuno degli estranei osava unirsi a loro. Nessuno degli estranei. Facevano un corpo a solo. Non c'erano estranei. Perché quando entrano gli estranei rovinano. Altro è un estraneo che viene ad assorbire. Altro è un estraneo che resta passivo. Altro è un estraneo che viene per rubare. Nessuno osava congiungersi a loro. Ma tutti insieme stavano, mangiavano, si servivano, pregavano e tutti insieme, uscivano tutti insieme per andare al Tempio. Ma io ci vado per conto mio. No. Tutti insieme andavano al Tempio. Invece ognuno di noi dice, io sono libero, faccio la comunità, quello retto, là poi sono libero di fare quello che voglio. Vado a destra, a sinistra, qua, là, no, tutti insieme a pregare. Questo stare insieme, mangiare insieme, fare Eucaristia insieme, pregare insieme, con esclusione degli estranei, e uscire per andare al Tempio insieme. Chi lo fa questo? Questa è la città tipo, è la comunità tipo, ma dobbiamo quantomeno avvicinarci a questa comunità tipo per imparare. E se dobbiamo ricostruire la comunità, pensiamo alle colonne, le quattro colonne,
e pensiamo a cementarsi gli uni gli altri, perché nessuna pietra si scementa, se si può dire, si stacca dagli altri e se ne va per conto suo, perché se si stacca debilita l'edificio. Una pietra che si stacca, stare insieme, costruirci gli uni sugli altri, questa è la comunità. Nella comunità poi ci sono i costruttori, che siamo tutti noi, e poi ci sono le sentinelle, perché la città è attaccata da di dentro per la fragilità umana, e allora ci vogliono occhi aperti per sopperire i bisogni che hanno le persone, perché tutti portiamo la nostra fragilità, ma difenderci dall'esterno. Dice un testo di Isaia: sulle tue mura ho posto delle sentinelle che vigilano giorno e notte. Su chi va e su chi viene? A Gerusalemme c'erano le mura e c'erano le torri. Nelle torri c'erano i loculi dove stavano le sentinelle giorno e notte, soprattutto di notte. Sentinelle che c'è nella notte, è il contesto di Isaia. Che vedi nella notte? E risponde la sentinella: vedi squadre di cavalieri che avanzano subito all'alba. Che cos'è? Possono annunciare cose buone, come la caduta di Babilonia. Possono annunciare un pericolo. E allora tutti con la tromba, come al tempo di Neemia, la tromba in mano, per chiamare tutti: svegliatevi, camminate, andate incontro al nemico che viene. Ma quando le porte restano aperte e quando ci sono le donnicciole, parola così, non dovete pigliarle voi donne, perché le donnicciole possono essere uomini, che aprono le porte, e allora altro che sentinelle, sono quelle che tradiscono la comunità, perché aprono le porte per cui entrano i nemici e rapiscono e prendono, e per cui chiunque può uscire se vuole. E allora le sentinelle alle porte, per chi va e per chi viene, che viene l'allarme. Per mancanza di sentinelle la città è invasa e i nemici entrano e fanno scempio. E allora nella comunità gli edificatori sono lo Spirito, sul fondamento che è Cristo, sono i pastori, siamo tutti noi, e ci abbiamo i compiti diversi. Ci vogliono però anche le sentinelle che vigilano sulle mura e diano l'allarme, perché i lupi rapaci non possono entrare. Per usare l'immagine del Vangelo di Giovanni 10, quando c'è il lupo, lo spattore stesso va e lo affronta. Noi tante volte non affrontiamo il nemico quando c'è l'allarme, perché temiamo. Invece il pastore buono affronta il nemico, il lupo, anche che corra il pericolo di essere sbranato. Giovanni 10, quello è il vero pastore. E allora ecco i costruttori della comunità. Io non vado oltre perché non voglio così affaticarmi, ma vorrei adesso passare ancora, secondo quello che io ho scarabocchiato, spendere una parola sul nutrimento che noi dobbiamo dare alla comunità.
il nutrimento. La comunità deve essere approvvigionata, perché non basta costruire, deve vivere, deve vivere. E come è il vettogliamento di una comunità? Di che cosa deve vivere la comunità? Ho portato il miele. La comunità si nutre di miele. Questo è il cibo della comunità. Avevo preparato io così una zolletta di miele per ciascuno. Non ci sono riuscito perché me ne hanno portate 66. Con 66 non posso fare niente. E allora ho portato i campioni. Sono questi da dare a ciascuno. È il cibo della parola di Dio. Qui c'è il barattolo più grosso, dove si attinge, ed è il miele è la parola di Dio. È necessaria il miele.